Ragazzi, buonasera a tutti. Io sono Carmelo e stasera in questo breve tutorial illustrerò come creare un 737-800 per X-Plane utilizzando le modifiche di Zeebo, che come saprete trasformerà il vostro 737 di default in un add-on molto più ricco e completo e vi regalerà un'esperienza simulativa molto più vicina a quella reale. Allora, primo passo da compiere è quello di creare una cartella di backup anche nel desktop dove volete, in modo da non lavorare direttamente sui file di X-Plane ed evitare magari di compromettere qualche dato. Per cui inizieremo creando una sorta di cartella fittizia simile a quella di X-Plane, dove metteremo i file che ci interessano. Io già ovviamente ne ho una pronta, l'avevo creata già a tempo debito. Eccola qua, Zeebo Mall, l'ho chiamata, in questo caso l'ho chiamata Zeebo 326Z, che poi sarà l'ultima versione. Allora, in questa cartella dovremo creare all'interno lo stesso percorso di quella originale. E nello specifico dovremmo ricopiare l'originale 737 di default con tutto il suo percorso completo, con all'interno aggiungendo poi all'interno anche l'eseguibile di X-Plane. Cioè, andando noi visualizzando andando sulla cartella X-Plane. Come vedete qui c'è la sottocartella Aircraft. Noi non dobbiamo fare altro che creare una copia di questa cartella con questo percorso. Quindi Aircraft, Laminar Reserve, Boeing 737-800, quindi questa qua. Quindi come vedete, in questo caso, torniamo indietro. Io cosa ho fatto? Ho creato lo stesso percorso che c'è nella cartella originale di X-Plane. Aspetta, la vediamo così adesso. Magari è più chiara. Ecco qua. Quindi anch'io mi sono creato lo stesso percorso in questa cartella fittizia, dove ho messo Aircraft, come qui nell'originale, Laminar Reserve, come qui nell'originale. E ho messo dentro Laminar Reserve la cartella Boeing B737-800 come nell'originale, quindi copiando sostanzialmente la cartella Boeing B737-800, copiandola qui. Ok? Perfetto. Facciamo anche un'altra cosa importante. In questa cartella fittizia, qui, aggiungeremo anche una copia dell'eseguibile di X-Plane, in modo sempre da non utilizzare l'originale ed evitare che in qualche modo si possa corrompere. Fatto questo, ci troveremo con una nostra cartella su cui poi adesso andremo a lavorare. Allora, cominciamo cominciamo con lo scaricare la patch, la mod che ci interessano, nello specifico l'ultima versione di Zeebo disponibile. E andando nella pagina di X.org a lui dedicata, basta scrivere su Google Zeebo Mod, ci porta direttamente alla sua pagina, che poi è il forum di X-Plane. Ecco qui. Come vedete, la pagina contiene tutte le istruzioni, i vari cambiamenti, i vari log, e alla fine troverete i link che ci interessano. Ecco, in questo caso vedete l'ultima versione, l'ultima release è la 3.26Z ed è quella che noi adesso scaricheremo. Alla fine troveremo i link che ci interessano per il download. Quindi basta cliccare qui sul link Zeebo Mod e troviamo dove troveremo l'ultima versione da lui inserita, appunto la 3.26Z. Tasto destro e facciamo scarica.
Torniamo indietro. Torniamo quindi alla pagina precedente. Scarichiamo anche l'altra mod, che si chiama appunto FMod, preparata da, sviluppata da AudioBird, che non è altro che la patch, la mod sonora, appunto quella che si occupa poi di dare i suoni al nostro zibo. Scarichiamo anche, andiamo nella pagina, sulla pagina, scarichiamo anche questa, nella pagina download, e anche questa, metteremo anche questa nella nostra cartella. Quindi avremo sostanzialmente i primi download saranno lo Zibo in versione 3.26.z e la patch sonora, questa qua, AX Immersion Pack 1.0 1804. Per continuare il nostro lavoro ci serve anche una mod aggiuntiva che si chiama Terrain Radar, eccola qui, questa la scarichiamo pure, by Dr. Gluck, e anch'essa la mettiamo nella nostra cartella, eccola qua, Terrain Radar. E continuiamo. Ci serve adesso, per continuare, essendo che lo Zibo questo è un'installazione abbastanza complessa, quindi per evitare di sovrascrivere i file manualmente, uno sviluppatore russo di nome Boris ha creato un installer che è attualmente in versione 1.18, eccolo qui, e che ti aiuterà appunto ad installare il tutto nella sequenza giusta. Questo installer potete scaricarlo tranquillamente dal canale, è piccolissimo come file, nel quale io poi l'ho caricato. Sempre lo mettete nella cartella e lo potete già scompattare, versione 1.18. A questo punto abbiamo finito con i download cosiddetti gratuiti. Questo perché? Perché esistono due ulteriori mod sviluppate dal signor Rashid, sempre un ragazzo russo. Queste sono le due mod che poi andranno a migliorare la parte grafica invece di. Perché Zibo si occupa dei sistemi, AudioBird dell'audio, Dr. Gluck si occupa del radar e Rashid nello specifico invece si occupa della parte grafica. Queste due mod però non sono freeware, sono donationware, per cui è necessario una procedura particolare. Bisognerà iscriversi a un sito, una specie di Facebook russo che si chiama VK. Quindi scriviamo qui l'indirizzo http slash slash vk.com slash explain 11 rg mod, eccola qua. Questa pagina e questa mod si chiama appunto rg mod, servirà appunto a migliorare poi la parte grafica. Vi iscrivete a questo sito come se fosse un Facebook con i vostri dati. Non dimenticate di mettere anche il telefono nel quale poi vi arriverà il codice di accesso. E poi qui, magari fate la traduzione in italiano se avete Chrome, qui troverete anche i riferimenti per la donazione, il suo PayPal. La donazione è di circa 10 euro. Fatta questa donazione, mandata la richiesta a Rashid tramite mail, dopo circa qualche ora, vi arriverà poi l'accesso alla pagina completa, quindi completa anche di download, che potete appunto scaricare. Le due mod aggiuntive sono queste qua. Una si chiama scusate, B737 800 RG Mod, notate che ha la stessa lettera, camminano sempre insieme, quindi hanno la stessa lettera, quindi se scaricate la Zibo versione Z dovete scaricare anche la 3.26 versione Z. Quindi qui in questa sezione troverete le due patch, quindi RG Mod e anche la patch con la mod collaterale, questa qua, la Texture Pack, tutti e due dovete scaricarle, camminano insieme. Servono tutte e due a migliorare la grafica, sia interna che esterna.
Per cui, fatto questo, possiamo, una volta scaricate, anche se possiamo inserire nella nostra cartella, eccole qua. Una è la RGMod, vediamo le dimensioni. Queste sono le dimensioni 129 e la texture pack è di 191.000 kilobyte. Questa non ha, no, non segue la stessa lettera dello Zibo, però va scaricata sempre insieme alla RGMod. Queste due camminano sempre insieme. E fatto questo, possiamo iniziare con la preparazione dello Zibo, con la creazione dello Zibo. Per cui andiamo nell'installer, eccolo qui. Ok, vediamo un attimo. Ok, andiamo qui nell'installer, lo avviamo possibilmente come amministratore. Eccola qua. Questa è la pagina iniziale dell'installer. Ora io già la mia è già completa perché ne avevo già creato uno, però vi spiego un attimino come funziona. Qui abbiamo due caselle iniziali dove metteremo il percorso. Quindi nello specifico qui verrà messo il percorso dell'eseguibile di Xplain. Ovviamente mettiamo quello di backup, quello per il quale abbiamo fatto la copia di backup, che era proprio per questo motivo. Quindi andiamo a puntare il percorso, quindi ecco qua la nostra cartella, e andiamo a puntare il percorso del nostro. Vediamo se riesco a crearlo da zero. Ecco, lui vuole puntare l'eseguibile che noi abbiamo, in questo caso quello che io ho copiato. Lo puntiamo e gli diamo il percorso. Qui invece mettiamo proprio la cartella dove abbiamo tutti gli zip, quindi io l'ho chiamata 326Z, proprio la cartella che contiene tutti gli zip. Ok, fatto questo, possiamo cominciare con le spunte. Un attimo che vedo. Ok, possiamo cominciare a spuntare le varie voci, cominciando con quella di sinistra. Ora, qua vedete già sono pronti. Io adesso le scarico un attimo per cominciare da zero. Allora, cominciamo con quella di sinistra. Quindi, se scaricando l'ultima scaricando qui l'ultima mod di Zibo, la Z, verifichiamo che qui ci sia che l'abbia trovata, quindi I found Zibo versione 3.26Z. Ok, non questa, eh? Questa è un vecchio tipo di installazione, va selezionata quella di sinistra. Qui verifichiamo di aver trovato la nostra patch, la nostra mod, quella là, in questo caso la RGMod che abbiamo scaricato con la donazione e la sua collaterale che è il texture pack, tutti e due, eccole qua. Quelle scaricate dal sito VK. Qui mettiamo il terrain radar che avevo fornito prima, eccolo qui, lo zip, l'ho trovato. Qui verifichiamo che ci sia anche la patch audio, la mod audio, eccola qui, si chiama Immersion Pack. Verifichiamo che sia la versione 1.8.0.4 quella che abbiamo qui. Questa è una casella da spuntare esclusivamente per chi ha dei sistemi meno performanti, perché qui sostanzialmente lui ci dice se vogliamo di caricare delle texture a 2K invece di quelle a 4K, che poi vi assicuro comunque che hanno un'ottima grafica lo stesso e sono anche molto veloci come frame rate, però se avete dei computer molto performanti potete lasciare queste in modo che lui si carica alle 4K. A scelta potete installare l'antenna Wi-Fi. Fatto questo, possiamo passare al menu di destra, dove ci sono ben 7 modelli.
elencati. Ora, lasciando stare l'ultimo, che è quello il 739, che è ancora in versione sperimentale, noterete che sono divisi in due gruppi, c'è il gruppo B24 e il gruppo B27. Ora, io consiglio di scegliere al massimo due versioni per ogni zibo che create. Tenete conto che ne potete creare un numero infinito di zibo, però preferiamo magari farli a 2-2 in modo da non confondere un pochino i menu di X-Plane. Mettiamo per esempio che, come vedete qui, ecco, sono divise in due gruppi perché qui abbiamo sostanzialmente sono divise in uno zibo versione classica, quindi questi qua, la B24 è sostanzialmente lo zibo, il 738 classico, quindi con quattro luci landing e le leve di cutoff classiche in metallo, e a sua volta divise in tre versioni. Abbiamo la versione senza winglet, la versione con le winglet singole e la versione con le winglet doppia scimitarra. Cercate un attimo di selezionare magari due dello stesso gruppo, potete fare anche tre, ma io vi suggerisco due, magari quella con winglet e winglet doppio. Oppure, per esempio, ecco, questo è l'altro gruppo invece, il 726, il 7B27, che si differisce da questo gruppo B24 per il fatto che ha le luci landing, ne ha solo due e sono a LED. Quindi le luci landing possono avere quattro luci landing classiche. Il 738 presenta due soli fari a LED, ecco qui ve lo segna, e anch'essi divisi in versioni senza winglet, con winglet singole e con winglet a scimitarra. Da par mio preferisco le versioni classiche, solitamente mi spunto le due versioni a winglets. Lasciamo trascurate questa, la Valentine Texture, che al momento non ci serve. Fatto questo, si può dare il comando install e lui comincia a lavorare. Ci metterà qualche minuto. Alla fine, ad installazione completa, vedrete che nella cartella Aircraft, ora vediamo un attimo se riusciamo ad aspettare. Finita questa operazione, dura qualche minuto, noterete qui che è in grigio. Ecco qua, Zeebo installed. Quasi finito, ecco, non proprio finita. L'ho notata dal fatto che rimane il menu in grigio. Ecco qua, sta lavorando, sta installando la Rashid Texture. Pensa a tutto lui. Continua col texture pack. Continua col Terrain Radar. Sta installando la patch, la mod audio. Installa la mod audio e spero che quanto prima finisca. Installing complete. E vediamo un attimo, andando nella cartella Aircraft, appunto, vi accorgerete che lui ha creato il nuovo zibo, così come lo avete ordinato sostanzialmente. In questa cartella unica voi avrete uno zibo con tutte e due le versioni, perché non ho dimenticato di dirvi che gliel'ho ordinato io spuntando questa cartella. Qui c'è scritto installa tutti e due i modelli in una cartella, quindi tutti e due i modelli ho comandato di installarli in una sola cartella. Eccola qua. Questa cartella prendetela tranquillamente e copiatela, spostatela. A questo punto spostatela nella vostra cartella di X-Plane originale, come se fosse un aereo. Normalmente io l'ho messa, sempre va messa in Aircraft, non va messa mai sotto Laminar, va messa fuori dalla cartella Laminar. Eccola qua, io l'ho presa e l'ho spostata qui, l'ho messa qui. Avviate il simulatore e, se tutto è andato bene, troverete il menu con entrambe le versioni. Se dovesse mancare poi su X-Plane l'icona, basterà semplicemente, una volta inserita anche la livrea della compagnia,
dare poi il comando, c'è anche un comando all'interno per creare l'icona. Bene, spero di essere stato chiaro e conciso, questa piccola pillolina. Spero darà i suoi frutti. Saluti a tutti ragazzi da Carmelo. Ciao ciao.